torri medioevali che resistano al tempo. A Bologna quella degli Asinelli è alta 97,60 m che pende verso ovest per 1,23 m. Più inclinata è quella della Garisenda, alta 48,16 m. Questa selva di torri di San Gimignano conobbe le lotte fratricide dell'oscuro medioevo. I gruppi e le famiglie cercavano di sopraffarsi a vicenda anche con il costruire la torre più alta, che era simbolo di supremazia e di predominio. Nessuno, tuttavia, poteva erigere una torre più alta di quella del Palazzo del Podestà, detta con sintomatico dispregio la Rognosa, che si elevava per 50 metri. L'aspirazione verso l'alto, dopo le torri, fu prerogativa dei campanili. Essi volevano asserire la supremazia non del potere e degli interessi umani, ma della fede. Elevarsi verso il cielo in mistica purezza e far giungere il più lontano possibile il richiamo della religione. Passano i secoli dal tempo remoto del Medioevo. Una quantità di palazzi sorgono per la nuova aristocrazia, ma essi sono ancora stretti nell'angustia di strade oscure e malsane. Siamo ben lontani dalla concezione urbanistica moderna dei quartieri residenziali. Ma soprattutto, addossate ai palazzi dei potenti all'ombra delle torri, si sono ammucchiate in 20 secoli di storia le case degli umili. Essi miravano soltanto ad assicurarsi protezione e sostentamento. Igiene e dignità umane erano concetti ignoti. Anche a molti secoli di distanza dal Medioevo, i quartieri delle classi operaie e artigiane del popolo minuto hanno continuato ad ignorare le esigenze più elementari della vita civile. E i vecchi rioni delle grandi città ne sono stati squallidi testimoni. Ma i tempi sono rapidamente cambiati. Le città italiane hanno mutato il loro volto, o meglio, hanno dato al loro volto antico, così famoso in tutto il mondo, una ben più luminosa cornice, soprattutto nell'attuare le più moderne concezioni dell'edilizia popolare, testimonianza di una ben diversa realtà civile e sociale. L'elevazione verso il cielo, rappresentata dagli antichi campanili, e il senso di forza e di potenza che era nelle orgogliose torri medioevali, non sono annullate dalla realtà attuale. Qui si è affermata una concezione urbanistica ben diversa, che trova la sua espressione più spettacolare nei grattacieli di New York, mirabili costruzioni che rispondono a più dinamiche funzioni direzionali della vita economica moderna. Le città italiane non sono e non devono essere New York. Hanno un fascino che ha le sue radici nel passato, ma anche quel fascino può armonizzarsi. E si armonizza con altri grattacieli meno alti, certo, ma modernissimi, espressione del concetto di funzionalità che oggi presiede all'architettura moderna. A Roma, grattacieli per uffici e ministeri. A Napoli, per grandi alberghi. A Milano, per importanti complessi industriali, per uffici, per abitazioni, a Genova per uffici e attualissime dimore. La tabula rasa della guerra ci ha indotto nell'immane ricostruzione a conferire un nuovo volto alle città italiane nel secolo dell'automobile. Vediamo alcuni aspetti attuali di Milano, dove si doveva creare una funzionalità estrema.
Ecco la sua modernissima metanopoli. Moderni quartieri di Roma, dove era necessario armonizzare il nuovissimo con l'antichissimo. E tutt'attorno alla vetusta, monumentale Firenze, la nuova città razionale e spaziosa. Tutelando un paesaggio famoso in tutto il mondo, Napoli ha i suoi modernissimi aspetti. In contrasto col barocco dominante al centro, ecco Lecce con il suo bellissimo quartiere popolare di Santa Rosa in continua espansione. E ha del portentoso il prodigio operato a Gela. La mancanza di spazio non fa più paura. Quando Genova necessita di un grande aeroporto, si realizza un progetto audacissimo, una vasta piattaforma sul mare. E ancora a esso viene sottratto lo spazio per costruire la nuova fiera del mare. È indubbio che il miracolo di aver dato al nostro paese un volto nuovo è stato compiuto. Si sono realizzati vasti programmi edilizi e di viabilità, talvolta anche in situazioni contingenti e immediate. E ciò compiendo un notevole sforzo di pari passo col progresso economico e scientifico mondiale, sul cammino del prodigioso 2000. Che ne pensano gli italiani di quanto si è fatto e resta da fare? In proposito, abbiamo registrato un'intervista del giovane architetto signorina Santovito a tre illustri personalità degli importanti settori della biologia, dell'architettura e dell'urbanistica. Lei, professor Visco, che si occupa così da vicino di problemi biologici, può dirci come e in quale misura siano stati resi fisicamente e psichicamente più salubri i nuovi ambienti residenziali e di lavoro? Nella città moderna tutto è funzionale, cioè deve soddisfare al massimo possibile le esigenze dell'uomo che le ha. Ed oggi è significativo il fatto che mentre l'uomo si evolve e i suoi bisogni si modificano, l'urbanistica si adatta alle nuove esigenze, così che non vi sono più dissociazioni tra individuo ed ambiente. La città nuova sorge perciò dove l'ambiente lo consente. Gli edifici sono orientati a godere della massima quantità di luce e di sole. L'aria è purificata, i servizi sono meccanicizzati, l'acqua scorre abbondante e i materiali di rifiuto sono rapidamente smaltiti. Questo complesso di fatti rappresenta una grande conquista per la salute dell'uomo. Grazie, professore. Secondo lei, professor Nervi, quali riflessi sull'organizzazione della città e della vita associata si sono avuti e si avranno per il progresso tecnologico nel settore delle costruzioni? Senta, architetto, come lei ben sa, la vera sostanza del progresso tecnologico edilizio in questi ultimi decenni è stata la conquista delle grandi dimensioni in altezza e delle grandi dimensioni in superficie libera. Il risultato di ciò, a mio modo di vedere, modificherà profondamente la struttura della vita collettiva del prossimo futuro e quindi di anche parte, di quelle parti della città che soprattutto si riguardano a uffici, servizi pubblici e così via, in quanto che si avranno, pur mantenendo gli stessi volumi, si avranno edifici molto più alti, quindi molto più radi, quindi con maggiore libertà di spazi liberi per servizi vari di circolazione e con un maggior godimento anche della, perché l'abitare in alto è sempre una cosa straordinariamente gradevole, anche molto, credo, molto igienica e molto sana. La ringrazio tanto.
Professor Marconi, lei quale illustre urbanista può parlarci dei principali problemi della città contemporanea e della situazione urbanistica italiana? Il volto delle attuali città dipende, oltre che dai caratteri funzionali, igienici e plastici dell'edilizia contemporanea fin qui lumeggiati, da altri sostanziali aspetti a sfondo socio-economico della civiltà contemporanea. Si pone quindi la necessità di provvedere alla struttura degli sviluppi urbani con radicale decentramento delle residenze, non solo per mezzo dei nuovi razionali quartieri disposti nella immediata periferia delle città, ma anche mercenuclei satelliti siti a grande distanza da esse, ed altresì con decentramento ancora più radicale delle industrie. Grazie. Dunque, concludendo, molto si è fatto e tanto resta ancora da fare. E questo costituisce un serio impegno per noi giovani architetti italiani.